Partiamo proprio da qua. Se vogliamo riflettere sullo stato di salute, facciamo un check-up molto, molto veloce del cinema art house, come giustamente ci suggeriscono gli organizzatori di questa giornata interessante, del cinema d'autore, del cinema indipendente, del cinema che racconta poi storie. Francesca, hai voglia di cominciare tu proprio da questo, no? Dal check-up, sì, questo scarso sostentamento, sostegno dallo Stato può essere anche, sembra un paradosso, anche una grande opportunità forse. Usa questo tranquillamente. Ma infatti mi lanci una piccola idea medica o paramedica, visto che parlavi anche di psicanalisi prima. Perché a parte diciamo i temi che sicuramente saranno al centro del dibattito di oggi, del convegno di oggi, che ricordo proprio come una sorta di elenco, mi sono presa alcuni appunti prima quando ero seduta, cioè che sicuramente avevo l'elenco diciamo, no, dei temi che peraltro noi siamo qui all'Anica e vengono spesso dibattuti appunto nella nostra associazione, sono la mancanza di una legge, diciamo, di sistema aggiornata alle nuove tecnologie, alle nuove forme di consumo, un accesso al mercato diciamo più equo da parte di tutti gli operatori, la pirateria che ricordavi, la chiusura delle sale, il ruolo del produttore dipendente e io aggiungerei la programmazione di cinema in TV, una programmazione possibilmente attenta e accompagnata sia in TV sia free che pay diciamo, e io ci aggiungo anche la salvaguardia del patrimonio storico cinematografico che si sta disperdendo proprio nella collettività dell'italiano. E Giovanni Spagnoletti prima citava il fatto che non ci sono più i film di genere nella produzione italiana. Io non sono proprio d'accordo, perché ci sono comunque degli interessanti tentativi anche recenti, però i generi sono scomparsi dalla televisione e mi chiedo, i bambini di oggi non giocano più, non potranno più giocare a cowboy indiani, perché non sapranno mai cosa sono, perché i film western non fanno più e non conoscono i grandi comici del cinema muto, insomma è tutto un patrimonio che viene disperso e che se noi non ci occupiamo anche di questo, il nostro futuro è sempre più nero. Però appunto, ritornando alla metafora medica, diciamo questi temi sono appunto all'ordine del giorno e prima o poi qualcuno dovrà prendersene cura. Però tornando alla metafora medica, io vorrei parlare oggi del profilo umano e psicologico del produttore indipendente oggi in Italia, e segnalando una patologia che si sta impossessando appunto del lavoro del produttore, che è quella della schizofrenia o dello sdoppiamento della personalità. Cioè, nel senso che da un lato assistiamo appunto a il resoconto di una crisi sempre più vasta, strutturale, la crisi finanziaria, dall'altro però noi nutriamo un sincero ottimismo per le condizioni del cinema, soprattutto per quel che riguarda la qualità del prodotto realizzato. E ci sono tantissimi segnali, alcuni li ricordava anche molto Giovanni, citando alcuni film, però insomma da operatrice che così raccoglie progetti, suggerimenti, talenti, e che cerca di seguire anche il percorso di questi talenti, io sono molto ottimista riguardo al cinema italiano a livello di qualità, perché non è che le altre cinematografie stanno tanto meglio di noi, cioè non è che all'estero si producono i film di genere, e anzi io penso che in Italia negli ultimi 10 anni si siano sviluppati se non altro due filoni molto interessanti, che sono il potenziamento, per non dire la rinascita, del cinema medio, che è riuscito a ritrovare una comunicazione con il pubblico, e dall'altro lato un innalzamento decisivo del cinema di qualità, che all'estero in questo momento ci invidiano tutti. Cioè noi siamo degli osservati, cioè ci sentiamo, adesso io
oggi sono in preda all'ottimismo, però insomma, quando noi andiamo ai festival internazionali, e lì lo sdoppiamento della personalità è fantastico, perché veniamo accolti, no? Insomma, che state facendo, quali sono i vostri progetti, e soprattutto in Italia invece viviamo questa forma di un po', insomma, di schiacciamento nell'idea che il cinema italiano sta male, e non ci si ritrova. Per venire a poi alla tua domanda, proprio sul finanziamento pubblico, e anche lì c'è uno sdoppiamento, perché proprio nel momento in cui le risorse pubbliche incidono, come si ricordava, in una percentuale che credo sia la più bassa mai registrata negli ultimi 30 anni, si decide che il finanziamento non ci deve essere più, no? E quindi anche, cioè, se uno ci guardasse un po', no? Dall'altro, ma come? Proprio adesso che sono riusciti a far funzionare il finanziamento pubblico, dando un segno imprenditoriale di natura diversa rispetto al passato, perché, e qui secondo me c'è un po' invece di rammarico di noi produttori, cioè ci metto tutta la categoria, ma ovviamente anch'io insomma ci penso tutti i giorni a questa cosa, però il rammarico di non essere riusciti ad accreditarsi come imprenditori, cioè perché veniamo visti ancora oggi come gli spenditori del denaro pubblico e non, ne parlavamo con Mario appunto l'altro giorno, dei moltiplicatori di denaro pubblico, cioè quello che viene dato a noi, anche per il cinema di qualità, perché la percentuale forse del 12-13% è per l'intero comparto, per il cinema di qualità è un po' più alto perché è ovvio che va maggiormente sostenuto. Però l'impatto economico che in qualche modo frutta il sostegno del finanziamento pubblico nel sistema imprenditoriale è molto importante ed è una risorsa che sarebbe criminale in questo momento azzerare.